Noi intanto siamo in compagnia di Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Ecco, Buon pomeriggio a voi, Alexandra, e agli ascoltatori. volevamo partire appunto con un accenno che cosa possiamo attenderci da Jerome Powell e soprattutto se ci sarà una spiegazione per quanto concerne questo ritmo del rialzo dei rendimenti. Anche in questo momento stiamo vedendo il decennale ad 1,66%, ha sfiorato l'1,63% addirittura, che era il record da 13 mesi. In realtà il problemone che avrà Powell, lo avrà non solo adesso, ma lo avrà probabilmente per tutto il 2021, è quello di camminare lungo una corda che si fa oggettivamente sempre più sottile, perché siamo davanti ad una situazione nella quale è difficile negare che ci sia più inflazione di quanto non ce ne sia mai stata negli ultimi 5-6 anni, probabilmente. E d'altro canto, è pure difficile riconoscere che questa inflazione potrebbe essere transitoria. E quindi la corda sulla quale Powell deve camminare e dovrà camminare è rimarrà, perché questo tema non va mica via in questo meeting o in quello di maggio. Questo è un tema che ci porteremo dietro sicuramente per tutto il 2021, almeno. Il problemone di fondo qui è che il mercato azionario ha perduto la capacità di stare insieme, di coesistere, di convivere con dei tassi minimamente elevati. Qui non stiamo parlando di tassi di interesse alti, stiamo parlando di tassi di interesse molto contenuti, ma che a fronte di valutazioni settoriali dei settori che sono i leader negli indici di mercato in questo momento, in particolare nell'S&P 500, citavi poco fa il sottogruppo dei FANG, ecco, quel tipo di strumenti azionari non va d'accordo con i tassi di interesse, anzi va molto poco d'accordo. E quindi questo fare un po' elettrico che ogni tanto leggiamo nei mercati non ha tanto a che fare con i livelli, perché insomma parlare di un tasso di interesse definirlo alto quando siamo all'1,66 insomma fa abbastanza ridere, ok? Tuttavia, c'è tutto un grandissimo sottogruppo dei leader di mercato, che è quello della tecnologia, che ha molta paura dei tassi di interesse, proprio per via di come sono valutati questi strumenti. E quindi la valutazione a tassi di interesse marginalmente più alti produce degli scossoni molto importanti sugli andamenti di borsa. È un po' come dire un'automobile lanciata a 200 km orari sull'autostrada, basta sterzare un pochino lo sterzo e la macchina sbanda. Viceversa, se stai andando a 80 all'ora, il rischio è molto più basso. Sostanzialmente, tutta questa larga fetta di strumenti azionari è venuta al mondo ed ha prosperato in un contesto di tassi decrescenti, da alti a bassi o negativi. Qui le cose stanno cambiando e i tassi hanno invertito la loro tendenza. Sicché il problema più comportamentale, se vuoi, che non reale, è di come far coesistere valutazioni molto tirate, molto elevate, con dei tassi che hanno cambiato traiettoria. Ora, se l'hanno cambiata per sempre o l'hanno cambiata per un periodo di tempo, questo ce lo dirà la storia. Al momento le condizioni sono tali per cui l'inflazione si manifesterà in maniera importante nei prossimi 12, 18, 24 mesi, e i tassi di interesse per costruzione aumenteranno, perché il deficit statunitense, di cui accennavi pure tu, viene finanziato ovviamente con l'emissione di strumenti del debito No, pubblico. Quindi se infatti, il debito pubblico è un punto davvero importante. Perché? Perché è stato appena approvato il piano di Biden da 1.900 miliardi e evidentemente con il rialzo dei rendimenti questo debito diventa ancora più costoso da acquistare.
Ma qui siamo in un cul-de-sac, comunque tu ti muova, sei in un cul-de-sac, perché se la Fed dovesse definire la situazione statunitense ancora bisognevole di dosi massicce di QE, vorrebbe dire che di fatto la Fed aumenterebbe la quantità di titoli del debito statunitense da essa acquistati, questi titoli, al fine di calmierarne l'andamento in termini nominali. Ma l'inflazione, nonostante tu possa calmierare il rendimento nominale degli strumenti finanziari, in particolare del debito, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i cittadini, l'inflazione dei beni la subiranno comunque, perché il prezzo degli strumenti reali, beni di consumo, computer, microchip, di cui si fa un gran parlare in quest'ultimo periodo, questo shortage di microchip a livello mondiale spaventa molti. La stessa Samsung, non più tardi di 2 giorni fa, ha lanciato un neanche tanto piccolo allarme sulla indisponibilità di questa componentistica, che pure essa stessa produce in casa. Ecco, quindi l'inflazione reale andrà ad erodere i redditi delle famiglie statunitensi, le quali stanno ricevendo transitoriamente, degli assegni da parte del governo, i quali saranno prevalentemente o risparmiati, in base ai sondaggi che ho letto, oppure utilizzati per investire in borsa. Quindi uno dei motivi per i quali l'inflazione andrà a mordere comunque, qualunque cosa la Fed faccia, i redditi delle famiglie statunitensi, ci porta ad una situazione nella quale l'inflazione, se anche non all'interno del tasso del rendimento decennale in termini di componente nominale più tasso di interesse reale, andrà a mordere sui redditi delle famiglie statunitensi. E quindi questo valanga di debito statunitense che arriverà sul mercato, e il piano è stato approvato, per cui questa quantità dovrà essere assorbita. Se lo assorbe la Fed con più QE, riconosce che l'economia non sta partendo, cosa che invece non è così, perché l'economia statunitense a livello globale, dopo quella cinese, è quella che va meglio. Se invece la Fed dovesse dire no, attenzione, vediamo all'orizzonte l'inflazione, vorrebbe dire che il debito americano che arriva sul mercato, chi lo compra? Lo comprerà il mercato, ma a un rendimento maggiore, che è quello che il mercato sta mettendo alla prova di fatto la Fed. Vuole capire se sarà la Fed a allargare, come dire, le maglie della propria rete e incamerare questo debito americano, oppure se sarà il mercato a doverselo comprare. Ma in quel caso, inflazione attesa e diluvio di debito offerto sul mercato vogliono dire rendimenti crescenti, e quindi valutazione del comparto tecnologico Più bassa. sotto stress, sotto stress. Decisamente, anzi lo vorrei mostrare proprio ora ai nostri telespettatori, il Nasdaq cede 1 punto percentuale proprio in apertura. Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft ben sotto la parità oggi, proprio in attesa della Fed. Intanto volevamo sapere, abbiamo visto negli ultimi giorni che secondo gli operatori di mercato il rischio che spaventa di più appunto gli operatori di mercato e non solo anche gli investitori è una possibile pressione inflazionistica al rialzo e non solo, possibile taper tantrum, che era una cosa che solo pochi giorni fa si diceva, ok, queste sono pure esagerazioni. Lei fa parte delle persone che si preoccupano per quanto concerne l'inflazione o meno? Allora, l'inflazione, bisogna capire di cosa si sta parlando, perché se Beh, parliamo sopra il dell'aumenta. 2%, ben sopra il 2% entro la fine del 2021. Certo, però quello che stavo cercando di enunciare è che se noi guardiamo l'inflazione misurata dalle statistiche ufficiali, abbiamo dei numeri. Se guardiamo l'inflazione del carrello della spesa, abbiamo altri numeri. Quindi mai come in questo periodo ci sono sottopanieri
di beni e servizi che hanno traiettorie di prezzo molto diverse. Pertanto, che la Fed osservi la cosiddetta core PCE, no? Il paniere centrale dei beni e servizi comperati dagli statunitensi, questo non vuol mica dire che il budget mensile, annuale, trimestrale delle famiglie americane non sia in effetti molto più eroso di quanto non sia percepito dalle statistiche ufficiali. Quindi questo causa è come se fossimo in mezzo al mare, guardassimo l'altezza della profondità marina in sezione trasversale. Quindi ci sono delle correnti che vanno a velocità molto diverse tra di loro. La rapidità con la quale si andrà ad erodere il potere d'acquisto delle famiglie americane è molto più alta di quella che non è misurata dal core PCE, evidentemente. Per cui c'è un atteggiamento, io lo definisco da fattucchieri, no? Che i banchieri centrali adottano più spesso di quanto non sia necessario, che è quello di dire: ma noi guardiamo l'aggregato centrale, il nucleo, la core PCE, e quindi di fatto inflazione non ce n'è. Alla fine, se non misuri nulla, aggiungo io, non troverai mai l'inflazione, ok? Quindi l'operazione di tipo quasi, come dire, da stregone che dovrà fare Powell sarà quella di convincere i mercati che gli aggregati che misura la Fed non danno segnali di inflazione crescente, e quindi la banca centrale può andare avanti serena senza dover necessariamente riconoscere la necessità di fare questo tirare le briglie, no? Che poi potrebbe dare il via a questo tantrum di cui parli tu. D'altro canto, il mercato non è stupido, cioè il mercato sa che ci sono aggregati diversi che mordono con gravità diversa la capacità di spesa delle famiglie statunitensi. Quindi, se le aziende rispondono alla, come dire, necessità di alzare i prezzi, i markup sui beni e i servizi che essi immettono sul mercato, ecco che questo inevitabilmente creerà delle pressioni inflazionistiche, le quali, mi rendo conto che il discorso è un po' complesso, ma saranno proprio quelle a rendere la ripresa statunitense meno solida, perché il reddito disponibile in termini reali delle famiglie americane non sarà mica quello registrato dalle statistiche ufficiali. Quindi questo problema ce lo tireremo dietro sicuramente per tutto il 2021, e ci sono tantissimi speaker anche di grande rilievo. Ray Dalio ieri ha fatto questa sua, come dire, intemerata su LinkedIn, nella quale diceva: io non voglio detenere attivi denominati in dollari, men che meno titoli di Stato statunitensi, che di fatto è un atteggiamento condivisibile, se vuoi, perché se l'inflazione si manifesta, il rendimento nominale, che è quello incluso nei rendimenti dei treasuries, deve aumentare. Ma aumenterà che ne dica la Fed, sia, anche se la Fed dovesse dire non c'è inflazione, il rendimento nominale aumenterà comunque. Quindi i fund manager per questo sono così ansiosi di vedere i numeri dopo l'arrivo degli assegni del Biden Plan, che arriveranno peraltro da oggi in avanti, se non ricordo male, sui conti correnti degli statunitensi. Per capire se tutto il diluvio di risparmio privato accumulato inizierà ad essere speso in beni e servizi, ed in quel caso l'inflazione non aspetterà mica la luce verde di Powell per mostrarsi. Ecco, quindi però è importante anche sottolineare che le sue diciamo, preoccupazioni sono abbastanza moderate per quanto concerne l'inflazione. Infatti le preoccupazioni erano legate al fatto che il pacchetto di Biden è veramente generoso, soprattutto dopo i 2.000 miliardi che ha lanciato la precedente amministrazione Trump, e c'è stato questo dibattito su se
a questo punto, visto che comunque l'economia americana già si sta riprendendo, anche se abbiamo visto ieri le vendite al dettaglio al meno 3% contro stime di più 0,4-0,5%, che sicuramente spaventa un po', però non troppo. Quindi il discorso era se c'è stato troppo stimolo fiscale e anche monetario, considerando la situazione economica attuale negli Stati Uniti. Io ritengo che la montagna di risparmio privato accumulato negli Stati Uniti, ho segnalato più volte su Twitter che il diverso modo di erogazione, le modalità di erogazione dei sussidi da parte dei governi, quindi Regno Unito, Canada e Stati Uniti, hanno impattato molto differentemente rispetto agli atteggiamenti di risparmio precauzionale attuato dalle famiglie. Le famiglie in Europa hanno risparmiato perché sapevano che sarebbero rimaste senza lavoro. Le famiglie canadesi e soprattutto statunitensi hanno risparmiato tanto perché hanno ricevuto tanto in sussidi diretti da parte delle autorità centrali e federali. Sicché si è creata, anche alla luce di questa ulteriore provvidenza erogata da Biden, un tasso di risparmio e un accumulo di risparmio privato talmente elevato che nel momento in cui questa liquidità accumulata sarà impiegata per acquistare beni e servizi, una volta che il lockdown diventerà, spero, un ricordo del passato, ecco, a quel punto tu avrai un'economia che riprende ad assumere i lavoratori. I lavoratori che possono avvantaggiarsi di risparmio accumulato nell'anno precedente. E tutte le statistiche demoscopiche mostrano come non ci sia una tendenza ad abbattere lo stock di debito privato da parte dei consumatori americani. Tutt'altro, c'è un atteggiamento molto aggressivo sui consumi e sull'investimento in strumenti di rischio, in particolare azioni. Quindi il combinato disposto di queste due grandezze dovrebbe produrre un'accelerazione molto importante dei consumi nei prossimi 6-12 mesi e quindi inflazione. E questa inflazione il mercato l'ha già incorporata nel rendimento del decennale. Bisogna capire come la Fed a questo vorrà confrontarsi, se in maniera muscolare o se in maniera permissiva. E la mia sensazione è che si comporterà in maniera permissiva, dice, la lasciamo andare perché ancora è piccola negli aggregati core che monitoriamo noi, ma in questo ci saranno tutta una serie di settori del mercato, quelli a più larga capitalizzazione, che ne soffriranno. Per cui io mi aspetto turbolenza, oscillazioni in un sentiero crescente del mercato azionario e una sostanziale inidoneità degli strumenti di debito di reddito fisso ad essere oggetto di grandi acquisti da parte del mercato. Quindi vedo volatilità, non vedo una contrazione, ma vedo volatilità, quello senz'altro. Grazie mille, grazie davvero. Anzi, abbiamo un minuto, se riesce a rispondermi a questa domanda. Quindi secondo lei la Fed e la BCE non hanno sottovalutato il rialzo dei prezzi del petrolio per quanto concerne l'impatto sull'inflazione? Secondo me questo è un argomento transitorio, okay, di assoluta transitorietà, quindi questo non è quello che impatterà nel medio termine. Il grande tema è il risparmio privato, che ha raggiunto livelli mai toccati prima nella storia, e questo risparmio diventerà consumo e quello darà l'inflazione vera, quella dei beni e dei servizi, non tanto il carburante. Ok, questo è un punto davvero importante. Grazie mille a Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. A voi, buon lavoro.